Ciao a tutti ragazzi, siamo pronti per continuare il nostro weekend di gara. Vi ricordate che nello scorso video abbiamo praticamente fatto la giornata delle prove libere, che ci siamo piazzati in una buona posizione, decente direi, e poi abbiamo fatto le qualifiche dove ci siamo piazzati in un'ottima posizione. Adesso andremo a continuare. E posizione, siamo arrivati al primo posto tra l'altro nelle qualifiche. Andremo a continuare e andremo a farci la gara. La gara, andremo a scegliere una gara abbastanza pesante. Cioè, stavo pensando di fare 15 giri diretti, quindi il 25% della lunghezza di questo tracciato, diciamo, della durata di questo tracciato, e con modalità molto difficile, danni completi e safety car sì. Allora, in questo caso ragazzi andremo a fare una gara con le righe sull'asfalto per facilitare la cosa, anche perché saranno un po' pesi, 15 giri in questo modo, e dovremmo essere anche bravi a farci le giuste soste ai box e cercare di non spattaccare l'alettone anteriore o peggio ancora il resto, insomma. E quindi cercheremo di evitare gli incidenti con le altre vetture e quindi provarcela a giocare bene, quindi cercando di non strafare nei momenti sbagliati, piuttosto perdiamo una posizione nel risultato finale ma non andiamo a distruggere la nostra macchina. Proviamo come se fosse nella realtà. Comunque, partiamo con la sezione, siamo in Australia, vi ricordo, e siamo pronti per salire a bordo della nostra vettura e schiacciare l'acceleratore. Semaforo rosso, ragazzi, siamo pronti per partire. Gas spalancato e via. Accelerazione sul rettilineo. Frenata, prima curva, adesso dobbiamo riprenderci di nuovo la mano, chiaramente, perché sono un po' di giorni che l'abbiamo tralasciato questo nostro weekend di gara, quindi cerchiamo di cominciare piano piano, anche dando qualche colpo di gas al posto di spalancare il freno a manetta, e cerchiamo di mantenere un buon ritmo senza uscire fuori strada e senza strafare troppo. Questo per i primi 2-3 giri. Una volta che mi sono scaldato, proviamo anche a esagerare un pochettino. Infatti, come avete visto, sto sbagliando un po' di curve per la sensibilità che abbiamo sul pedale, sbagliata chiaramente, e anche nella sterzata, che al momento non sto andando benissimo. Comunque, per il momento siamo ancora in testa. I nostri avversari sembrano essere tra l'altro anche molto lontani, chissà cosa è successo là di dietro, perché vedo sulla mappa sopra al centro che non abbiamo nessun avversario attaccato a noi, quindi questa è una buona cosa, vuol dire che non siamo soltanto noi a fare così schifo. Spalanchiamo gas, continuiamo la nostra gara in solitaria per il momento, speriamo che rimanga tale. Cosa molto importante è cercare di allenarsi bene nelle prove libere per poi fare una buona qualifica. La posizione in alcune piste, la posizione di qualifica, quindi la partenza in alcune piste è molto importante. È importante in tutte, però in alcune sì, dove in alcune piste dove si fa fatica a fare sorpassi è meglio fare un'ottima prova di qualifica per piazzarsi ai primi posti, perché sennò sarà difficile poi sorpassare i nostri avversari e di conseguenza dovremo terminare la gara con una brutta posizione. Qui siamo stati fortunati, nonostante che abbiamo fatto una gara con difficoltà molto difficile, parlo delle qualifiche, siamo riusciti a posizionarci in prima posizione. Infatti mi sembra veramente molto strano, comunque ho corso abbastanza bene, direi, per guadagnarmi la mia prima posizione, perché in altre piste, vi dico la verità, avevo già provato e non ero riuscito a piazzarmi così tanto bene. Adesso noto anche, nonostante che sia molto difficile, che non sto facendo dei bei giri alla fine. Guardate, questa curva l'ho sbagliata, cioè sto facendo vari errori durante il tracciato, anche se stiamo mantenendo comunque un buon ritmo. E i nostri avversari in difficoltà molto difficile non si vedono neanche nella coda della mappa.
Quindi cosa vuol dire? Dobbiamo cercare di rimanere in testa più possibile per avvantaggiarci quando poi andremo a fare la nostra sicura fermata ai box, perché la dovremo fare sicuramente. Arriveremo a un punto che le nostre gomme saranno ben mangiate. Secondo me questo gioco è abbastanza proporzionale, almeno spero e credo, nel senso che se noi andiamo a scegliere 15 giri sarà in proporzione il consumo delle gomme, quindi da simularci comunque una vera gara nonostante che scegliamo meno giri, cioè che arrivato a un certo punto dobbiamo cambiare le gomme. Spero che sia così, perché sarebbe bellissimo. Insomma, non dobbiamo fare per forza i giri completi della pista come nella realtà per andare una volta ai box, perché le gomme sono consumate e siamo obbligati ad andarci, perché sennò non riusciamo ad andare avanti. Quindi se è fatto bene sto gioco, io al momento non l'ho ancora provato, è bello anche se facciamo i nostri 5 giri o i nostri 8 giri o 15 e ad andare avanti, comunque una fermata ai box per usura gomme in proporzione, in modo che non dobbiamo per forza fare 60 giri, 50 giri a seconda della pista per poter gestirci la fermata ai box per usura gomme in maniera abbastanza reale, insomma. Comunque siamo nuovamente sul rettilineo di partenza al nostro inizio del quarto giro, siamo ancora in testa. Abbiamo comunque calato il nostro ritmo, come potete vedere in alto a destra che esce il tempo del nostro giro, dove se chiaramente è evidenziato in rosso vuol dire che abbiamo fatto un giro inferiore a quello precedente o comunque al nostro record di questa gara, del record di giro pista intendo di questa gara, il miglior tempo, e se esce verde invece l'abbiamo migliorato. Al momento ho visto che sono già un paio di giri che lo stiamo ancora peggiorando, non abbiamo ancora superato il punteggio, il tempo migliore che abbiamo fatto finora su questa pista in gara attuale. Quindi cerchiamo di impegnarci un po' di più, cominciamo a tirare un po' di più la macchina, mi sono scaldato abbastanza e ora è il momento di spalancare a tutto gas e rischiare un po' di più. Così se non facciamo errori aumentiamo il vantaggio verso i nostri avversari e chiaramente rischiamo di più, è più pericoloso uscire fuori strada. Comunque chi rischia tanto vince tanto. Spalanchiamo tutto gas, eccoci in un'altra curva, lasciamo l'acceleratore, spalanchiamo di nuovo il gas, ho evitato di frenare per non fare inchiodare la vettura, qui ce l'abbiamo fatta abbastanza bene questa curva, teniamo premuto il gas senza mollare l'acceleratore, dritti nel rettilineo nuovamente e ci spariamo l'inizio del quinto giro, vediamo di riuscire a migliorare questo tempo. Frenata al limite, non bellissima come curva, ma comunque abbiamo secondo me guadagnato rispetto ai giri precedenti. Frenata, non riesco a leggere al momento, sono impegnato, non sto leggendo quello che sta scrivendo sotto in basso. Ah, abbiamo praticamente le gomme già consumate, ragazzi. Siamo al nostro quinto giro e abbiamo le gomme già un pochettino usurate, tutte e quattro praticamente. Cominciare dalla posteriore sinistra, che ho visto che è quella che ha cominciato per prima a lampeggiare, e siamo arrivati ad averle leggermente usurate tutte e quattro. Infatti notavo leggermente la differenza di aderenza sulle gomme in curva, ma noi rischiamo ancora un po', non andremo subito ai box, no, questo taglio era meglio non farlo, fortunatamente non ce l'ha neanche segnalato. Spalanchiamo tutto gas, frenata al limite, oh, bella, bella, è venuta bene, venuta bene comunque ragazzi. Spalanchiamo il gas a tutto gas e parte leggermente di posteriore la nostra vettura, che sta cominciando a cedere la nostra, i nostri pneumatici posteriori cominciano a risentire delle brusche curve che stiamo facendo. No,
per leggerli sopra, ragazzi, mi sono distratto. Abbiamo fatto il nostro primo fuori pista. Mi sono distratto a leggere sopra i tempi in alto a destra e non ho visto, ho visto in ritardo la curva, quindi abbiamo perso in questo giro e ci siamo leggermente rallentati. I nostri avversari non sono ancora per niente vicini a noi, li abbiamo praticamente per ora seminati. Continuiamo la nostra gara in solitario e cerchiamo di aumentare leggermente il ritmo per andare a recuperare l'errore appena fatto. Quindi proverò a spalancare di più il gas e cercare di recuperare il gap che mi sono creato nell'uscita curva. E cerchiamo di fare un giro migliore al prossimo giro. Cerchiamo di aumentare il ritmo in modo da stressare al massimo le nostre gomme prima di andarle a cambiare. Le andiamo a tirare un po' di più e approfittiamo dell'usura gomme per cercare di fare delle uscite curve un po' più veloci, facendola partire un po' di posteriore, che non sempre è un guadagno, a volte è una perdita, però in alcune curve può anche risultare migliore perché ci aiuterà a sterzare. Spalanchiamo tutto gas, frenata. Eccoci qua che siamo in rettilineo di traguardo e cominciamo il nostro settimo giro. Ormai siamo quasi a metà gara, ragazzi. Frenata, staccata al limite. Spalanchiamo tutto gas, questo giro cerchiamo di farcelo un po' più veloce. Teniamo premuto un po' di più l'acceleratore, osiamo un po' di più. Concentrazione al massimo. Sterzata, acceleriamo tutto gas. In uscita curva abbiamo spalancato il nostro acceleratore senza paura, come in questo momento. Ecco che dai box ci stanno segnalando che è il momento di andare a cambiare le gomme, ma noi resistiamo e ci facciamo un altro giro, ragazzi. Abbiamo la posteriore sinistra intravedo sopra in alto a destra, come potete notare la posteriore sinistra che ha accentuato il colore rosso come segnalazione e ci sono diventate in un arancione leggermente più scuro, quindi ormai siamo quasi alla frutta. Chiaramente quando le nostre gomme diventeranno critiche, cioè magari rosse, lo segnerà lì sopra, dobbiamo cercare di non farle mai arrivare in rosso, dobbiamo preoccuparci di andare a cambiarle un po' prima, perché quando è rosso il nostro giro sarà veramente molto lento, perché non riusciamo a schiacciare l'acceleratore in curva perché rischiamo di fare dei dritti. Quindi adesso lasciamo perdere, rischiamo comunque, ragazzi, no, brutta storia, rischiamo comunque, ci spariamo un altro giro o forse anche due, vediamo come si comporta la situazione. Eccoli che alcuni hanno già fatto delle soste ai box, stiamo attenti a non rovinare il nostro alettone andando a sbattere contro di loro. Ormai ci siamo presi un vantaggio di quelli esagerati, speriamo di non perdere troppo tempo alla nostra sosta ai box e spero di aver fatto i calcoli fatti bene, perché abbiamo evitato di andare ai box quando ce l'hanno consigliato, spero di aver fatto la scelta giusta, lo scopriremo insieme, ragazzi. Nel frattempo spalanchiamo tutto gas, abbiamo un nostro avversario dietro di noi, chiaramente vuole passare con le sue gomme nuove, ma noi gli daremo filo da torcere, non lo facciamo passare. Staccata al limite, ormai stanno cedendo le gomme, ragazzi, ma noi cerchiamo di rischiare e proviamo a farci un altro giro, l'ultimo però, ragazzi, in questo modo, perché comincia a diventare veramente pesante la situazione. Vediamo come parte il suo posteriore in frenata e sterzata. Non ce la fanno più le nostre gomme, sterzano anche di meno in curva. Brutta sterzata, ragazzi, ecco che abbiamo perso. Ok, ragazzi, rischiamo in tutto per tutto e quello che ho detto prima, praticamente cerchiamo di non farle arrivare rosse, cerchiamo di cambiarle prima, mi sto contraddicendo.
e rischiamo comunque e facciamoci l'ultimo giro con queste gomme. Portiamole in stress, vediamo se riusciamo a prenderci più margine, se riusciamo a tenere comunque un buon ritmo di giro nonostante abbiamo gomme che ormai sono fruste. Che se ci va bene abbiamo recuperato tantissimo tempo. Comincia a cedere la nostra macchina, ha dei brutti scatti, comincia a cedere le gomme ragazzi. Abbiamo veramente esagerato questa volta, comunque non abbiamo paura, spalanchiamo il tutto gas, comunque ci comporteremo di conseguenza cercando di gestire la nostra vettura ormai usurata. Avete visto ragazzi che si intravedono, non so se sbaglio, ma si intravedono le gomme consumate. Si vede tipo un rigone centrale della nostra gomma leggermente più usurata, almeno mi sembra di capire che sia così. Scusate la tosse ragazzi. Sorpasso all'esterno, ci proviamo, speriamo che non ci butti fuori. Rischiamo ragazzi, ormai siamo quasi arrivati ai nostri box, a questo giro ci entriamo perché sennò veramente ci esplodono le nostre gomme secondo me. Questo qui che sta facendo dei numeri strani davanti a noi, e qui che si fa i suoi fuoristrada. Spero per lui che arrivi al traguardo, perché di questo passo non... No! No! Brutta storia ragazzi, bruttissima storia. Avete visto? Sono venuti addosso. Sterziamo tutto e entriamo ai box. Ci hanno fatto perdere un casino di tempo questi qua con questo incidente. Ok, al momento ragazzi siamo ancora al primo posto. Cerchiamo di mantenerlo tale e fare prima possibile. Allora, andrò a mettere una super morbida. No, abbiamo la possibilità di mettere una morbida invece. E andiamo ad aumentare la nostra velocità in curva. Andiamo a modificare quindi l'assetto dei nostri alettoni per cercare di aumentare la velocità in curva. Non la voglio mettere al massimo perché è anche un pochettino veloce questa pista, quindi dobbiamo mantenere comunque un po' di velocità. Siamo pronti, uscite box, semaforo. Affrontiamo la nostra prima curva. Gomme nuove, primo posto mantenuto, siamo stati fortunati. E ci mancano gli ultimi 6 giri al termine. 6 perché stiamo facendo ancora il decimo. Frenata, queste gomme sono tutta un'altra cosa. Tra l'altro abbiamo modificato gli alettoni rendendoci la possibilità di sterzare meglio in curva, perché abbiamo praticamente inclinato gli alettoni più verso l'alto, in modo che in curva la nostra auto rimane più schiacciata sul terreno, di conseguenza aderisce di più la gomma, chiaramente avremo un'usura gomma maggiore, aderisce di più la gomma e riusciamo a sterzare di più. Tutto un discorso di aerodinamica. Infatti noto la sterzata migliorata notevolmente. Queste sono cose ragazzi che si impostano in realtà anche a inizio gara, io mi sono dimenticato di farlo, e poi chiaramente bisogna conoscere bene la pista e fare vari tentativi, perché non sempre azzecchiamo l'inclinazione degli alettoni giusta, perché se li incliniamo troppo chiaramente la velocità riduce, perché avremo più attrito grazie all'inclinazione dell'alettone, e di conseguenza se li abbassiamo andremo molto più veloci, ma farà più fatica a sterzare, cioè faremo curve meno veloci, perché chiaramente finiremo fuori strada. Quindi ci vuole il giusto mix, e a volte tra l'anteriore e il posteriore, che qui non ci dà la possibilità di sceglierlo, c'è anche dei calcoli da fare, che in questo caso, in questo gioco, abbiamo la possibilità di modificare tutti e due contemporaneamente. Comunque siamo all'inizio dell'undicesimo giro, la partita ormai sta quasi per terminare, stiamo mantenendo il nostro primo posto, fermi, saldi, senza problemi grossi finora, incrociamo le dita, speriamo che finisca tutto come sta andando, perché stiamo facendo veramente un'ottima gara. A parte il micro incidente che abbiamo avuto prima, che ci sono venuti addosso prima dell'entrare ai box, che ci ha fatto perdere un po' di secondi in quella fazione lì, fortunatamente ce la siamo cavati bene, avevamo tantissimo margine verso i nostri avversari, che comunque è rimasta invariata la situazione. Ora dobbiamo stare attenti perché abbiamo dei piloti davanti a noi, doppiati e non, sì, no, tutti doppiati praticamente,
dove dobbiamo stare attenti e cercare di non sbattergli contro per andare a rovinare la gara. Dobbiamo stare attentissimi ai nostri lettoni, piuttosto perdiamo un po' più di tempo a sorpassarlo nel momento giusto, ma evitiamo di sbattergli contro per non rovinare i nostri alettoni. Eccolo, abbiamo sorpassato all'interno, ottima scelta. In questi casi è meglio aspettare un po' il sorpasso, perché sennò rischiamo di danneggiare la vettura che dopo ci toccherà tornare ai box e quindi perdere ulteriore tempo, o addirittura ci tocca continuare la gara guidando male la macchina. Scusate la tosse, ragazzi. Staccata al limite. Curva velocissima. Abbiamo tenuto premuto il nostro acceleratore senza mollarlo un attimo. Possiamo permetterci di fare un po' di numeri in questo momento. Siamo in testa, perfettamente in testa, e quindi sto cercando di esagerare un pochettino di più per osare con la nostra vettura, visto che abbiamo campo libero, siamo in solitario davanti, in testa, al primo posto praticamente dall'inizio della gara, ed è arrivato il momento di provare a tirare un po' di più la nostra vettura ed esagerare un po', anche perché sto prendendo il giusto feeling, ho azzeccato bene gli alettoni e anche la gomma, e comincio ad avere il giusto feeling con la vettura e la pista. Qui abbiamo fatto un taglio un po' sleale, ma non c'è stato neanche segnalato. Siamo sul rettilineo di partenza, cominciamo il nostro 13° giro. Vediamo se riusciamo a stabilire un nuovo record della pista. Spalanchiamo a tutto gas. Speriamo che non ci intralcino questi piloti davanti a noi. Frenata al limite, molto al limite. Abbiamo due avversari qui davanti a noi. Dobbiamo giocarcela bene. Eccolo, sorpasso senza danni. Altro sorpasso all'interno, tagliando leggermente la curva che non ci è stata fortunatamente segnalata. E continuiamo per la nostra strada, tenendo premuto il gas fino alla fine. Staccata al limite, a tutto gas. Altra curva, tiriamo premuto l'acceleratore senza mollarlo neanche un attimo. Ecco, siamo sul rettilineo. Staccata al limite anche questa, a tutto gas nuovamente. Colpettino di freno e spalanchiamo tutto. Qui bisogna frenare un pelo di più, ragazzi, perché è una bella curvetta. E qui, sterzando bene, evitiamo di lasciare l'acceleratore e anche di frenare. E siamo sul rettilineo, cominciando il nostro penultimo giro. Staccata al limite. Oh, danneggiato gli alettoni, ragazzi. Abbiamo staccato troppo in ritardo. Adesso avremo una vettura che sterzerà molto meno. Super danno all'ultimo giro, al penultimo giro, ragazzi. Abbiamo fatto male, ho voluto esagerare nel momento sbagliato. Ecco, queste sono le cose che capitano anche quando abbiamo dei doppiati davanti, anche perché loro, essendo poi nelle ultime posizioni, comunque non facendo dei giri veloci, frenano un bel po' prima, quindi dobbiamo evitare di farci ingannare da questo, perché noi pensiamo una macchina davanti a noi avrà, è davanti a noi, quindi ha un ritmo più elevato. In questo caso non è così, perché questa gente qui che corre nelle ultime posizioni ha
una velocità di giro molto inferiore alla nostra e comunque frenano in alcune curve un po' prima. Adesso guardate questo qui, poi come si muove a destra e a sinistra. Questo è un gap che ho anche... No, brutta cosa. Che ho anche letto nei commenti dell'applicazione, del gioco, insomma. Nello store, che si vedono comunque i nostri avversari che ogni tanto fanno delle sbandate strane. Tipo che fanno zig zag a destra e a sinistra. Anche in rettilineo, dove non c'è nessun pericolo o nessun problema di malfunzionamento della vettura, semplicemente un semplice gap del gioco che spero che toglieranno nei prossimi aggiornamenti del gioco e che aumentino anche, secondo me, leggermente la difficoltà. Ora, noi chiaramente adesso stiamo giocando con le righe sull'asfalto e siamo leggermente, anche sì, anzi di più leggermente, siamo avvantaggiati, ma perché non conosco bene la pista. Ma una volta memorizzata la pista, alla fine delle righe non ce ne facciamo niente e comunque la difficoltà degli avversari rimane sempre quella. Quindi, secondo me, un aumento di difficoltà del nostro avversario non sarebbe male. Comunque adesso parlo così perché sono ancora le prime partite, bisogna vedere poi dopo realmente quando faremo il campionato, perché dal prossimo video, ragazzi, comincerò il campionato, quindi ci faremo tutta la stagione, compreso le prove libere, le prove di qualifica e anche la gara. Chiaramente nel campionato, ragazzi, non andrò a fare una partita, non andrò a fare le piste a 15 giri perché sennò diventa veramente lunghissimo. Andremo a scegliere, penso, 8 giri, stavo pensando di fare, 8-5, poi lo decideremo in base alle piste, per non fare un video troppo lungo, chiaramente. E comunque, siamo al primo posto, ormai alle ultime curve del nostro ultimo giro, e stiamo per avvicinarci alla bandiera a scacchi, che tra un po'... Non voglio portarmi male. Ci andremo a giudicare il primo posto di questo weekend di gara. Siamo ormai agli sgoccioli, ragazzi. Siamo all'uscita dei box. Ultima curva e spalanchiamo verso il rettilineo della nostra vittoria. Bandiera a scacchi, ragazzi. Vittoria, primo posto, il nostro primo weekend di gara, andato benissimo, cominciato bene dalle prove libere, non tanto bene, insomma più o meno avevo fatto un 12-13 posto, mi ricordo, le prove libere, poi ci siamo qualificati, cosa molto importante, ci siamo qualificati benissimo nelle prove di qualifica al primo posto e abbiamo condotto questa gara completamente al primo posto, al massimo della difficoltà del gioco. Ce la siamo gestiti veramente bene, questa volta abbiamo giocato con le righe sull'asfalto, la prossima volta magari, intanto il prossimo video, cominciamo il nostro campionato, magari poi nei giorni a seguire, se rifaremo un altro weekend di gara, lo proveremo a fare senza le righe sull'asfalto per vedere che cosa riesco a combinare con difficoltà maggiore. E niente, ragazzi, grazie a tutti del vostro ascolto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!